Happy Halloween! Come state? Spero tutto bene. Benvenuti ai nuovi iscritti. Mi trovo downtown perché oggi ho deciso di parlare di come sposarsi a New York. Vorremmo darvi, io e un'altra persona che vi sto per introdurre, più informazioni possibili per sposarsi a New York. Se vi ricordate, New York City for All si occupa anche di matrimoni a New York, quindi per qualsiasi servizio burocratico e di consulenza, mi raccomando, affidatevi a noi. Sto per incontrare Valentina! Yeah! Ciao! Ciao Vale. Valentina è una visual artist che lavora per un'importante agenzia di matrimoni, giusto? Certo! Aiuto! Dico sempre che parlo piano! No, perché praticamente ci siamo spostate un pelo dall'entrata ufficiale del City Clerk dove ci si sposa, perché stanno facendo i lavori, quindi le ho chiesto, nonostante il microfono, di parlare usando un tono un pelo più alto e quindi basta. Non fa ridere. Comunque, Valentina. Sì, volevo dire che ci si può sposare oltre al City Clerk, sul ponte di Brooklyn, Central Park o in varie location della città, per qualsiasi servizio da un punto di vista sia burocratico che organizzativo, come può essere appunto l'allestimento e l'organizzazione, quindi il celebrante, il fotografo, il servizio di make-up, parrucchiere, il testimone, babysitter e anche per il rinnovo dei voti vengono forniti tutti questi servizi. Contattateci che vi faremo felici. Aggiungo una nota: il fotografo potete sceglierlo con licenza o addirittura instagrammabile. Se volete sapere cosa vuol dire, dovete scriverci una mail e vi daremo più dettagli. Nel frattempo facciamo vedere l'entrata ufficiale del City Clerk. Aiutami a indicare, Vale. Praticamente è questo palazzo alle nostre spalle, che si trova al 141 di Worth Street, proprio a due passi dal Tribunale di New York. Prego notare l'abbigliamento da spose. So. Mio e di Valentina. Infatti stanno tutti pensando che ci siamo per sposare. Cosa ne pensi, Valentina? Spose bagnate, spose fortunate. Yeah! Ricordatevi che potrete sposarvi ad ogni City Clerk in ogni borough di New York City. Adesso però noi vi porteremo dentro al City Clerk di Manhattan. Anche se, come vi ha accennato Valentina, vi potrete sposare in altre location molto più invitanti, uniche e romantiche, come Ponte di Brooklyn, Central Park, Penthouse, Hotel, Dumbo, chi più ne ha. Il posto lo scegliete voi. Le porte del City Clerk aprono alle 8:30 di mattina e per sposarvi servono due innamorati, un testimone, i vostri passaporti e licenza matrimoniale ritirata almeno 24 ore prima, sempre al City Clerk. A parte l'altezza non ci fate caso perché sapete che io sono Anetta. Comunque, Valentina è Vatussa, guarda che pezzo di modella. Comunque non ci sposeremo io e lei, anche se così sembra. Siamo appena entrati al City Clerk, abbiamo passato i controlli. Una volta entrati, consegnate al desk la vostra licenza, i vostri passaporti e il passaporto del vostro testimone. Una volta consegnati tutti i documenti ed aver verificato la vostra presenza, la signora al desk vi consegnerà il vostro numero per andarvi a sposare. È il desk, subito dopo i controlli. Con il vostro numero in mano e testimone vi potete sedere qui e attendere che vi chiamino al desk per firmare la licenza e pagare i $25 di tassa. Conservate lo stesso numero perché vi chiameranno da qui sotto per andarvi a sposare. E ricordatevi che per qualsiasi servizio burocratico o organizzativo siamo disponibili. Volevamo farvi vedere la sala d'attesa, questo. E addirittura oggi che è Halloween non si sta sposando quasi nessuno e vi facciamo vedere la sala vuota dove vi sposerete. Per la registrazione del matrimonio in Italia e per la separazione dei beni, chiedete a noi. Vi ricordo inoltre che è possibile fare il rinnovo dei voti. Yeah! In tutta New York. Yeah! E se vi volete risposare, possiamo accontentarvi. In tutto. E per tutto! Quasi. Una volta sposati si esce, giusto dall'altra parte rispetto, sì, a quella dove siamo entrati. Esattamente. Ci mancava qualcosa, siamo venuti da Trader Joe's a comprare dei mazzi di fiori. Abbiamo scelto rose bianche. In questo video abbiamo deciso di farvi vedere anche delle location di film dove l'amore viene celebrato a New York. Dove siamo adesso, Vale? Siamo al Washington Square Park, dove Harry incontrò Sally nel celebre film Harry ti presento Sally.
Wow! Vale, è una figata con la pioggia, vero? Dove stiamo andando? A Clinefield, a provare i vestiti fichissimi della moda. Allora, siamo proprio all'entrata di Clinefield, stiamo andando a provare i vestiti qua al 121, dall'altra parte della strada. Ricordatevi che se volete venire a provare i vestiti da sposa da Clinefield dovete prendere appuntamento, altrimenti non ve li fanno provare. Clinefield è diventato noto a livello internazionale con il serial televisivo Abito da sposa Cercasi. L'avete visto? Guys, siamo qui nel camerino di Clinefield Studio. C'è un vibe allucinante, proprio non mi piace per niente, però siamo riusciti a prendere due vestiti da sposa da provare. Da notare che questo non è il mio stile, ma questo offriva la casa, quindi mi sono vestita così. In ogni caso proviamo questo vestito e questo vestito. Che ne pensi del tuo vestito, Vale? È carino. Quanto costa? C'è un po' di tulle. $1,069. Ah. Perché qua sono tutti capi campione, quindi low price. Questo è il mio, ragazzi. Vale ha detto che assomiglio a Lady Gaga. Guardate che strascico che ho. Ta-da. Ragazzi, infatti oggi mi sposo. Guardate che strascico. Beh, la parata di Halloween è un perfetto costume perché io ho deciso di non sposarmi. Comunque sei troppo lady. Grazie, basse. Ah, mi sono fatta lasciare le informazioni sul vestito che ho provato e originariamente costava $4,620, scontato $1,149. Siamo arrivati a Central Park, è stato molto figo provare i vestiti. Sapevamo che da Clinefield avremmo avuto bisogno dell'appuntamento, ma era tutto pieno per quando avevamo deciso di fare il video, quindi ci abbiamo provato lo stesso. Un'altra cosa che ci è successa è che siamo state intervistate da una TV latina a Washington Square Park mentre facciamo le nostre cosette per il video. È stato figo. Grazie Fernando, gracias! E siamo a due passi dalla Bethesda, la fontana più famosa del parco. Siamo proprio sotto il Milton Tile. Per chi non ci fosse mai stato, questo è un posto meraviglioso dove ci sono sempre un sacco di artisti e musicisti che si esibiscono. Per gli amanti delle serie TV riconoscerete il luogo in cui Chuck e Blair di Gossip Girl si sono sposati in una delle ultime puntate. Chi ha visto Gossip Girl? Tutti, tranne me. Di New York. No, io sono amante di New York, ma non ho visto Gossip Girl. Volevo aggiungere che per la registrazione del matrimonio in Italia possiamo supportarvi in tutto. Come spesa fissa per avviare la pratica ci sono $35. Per quanto riguarda invece la separazione dei beni, anche per questo vi supportiamo dal punto di vista burocratico e c'è una postilla di $31.20 da pagare. In un paio di mesi viene effettuata la registrazione al comune di residenza in Italia. Ottimo! Ovviamente, come in tutti i video, io vi lascio i miei contatti nell'info box, quindi scrivetemi per avere tutte le informazioni di cui avete bisogno. Per la separazione dei beni sono necessari due testimoni non parenti degli sposi. Perfetto. Ed è uno dei servizi offerti. Grazie. Ricordatevi che c'è anche tutta la parte turistica in questo viaggio che vi posso organizzare io con l'agenzia New York City for All. E ne sa pacchi. Thanks. Cheers. You're welcome. Cheers. Rimanendo a tema Love Stories in New York, citando Breakfast at Tiffany, stiamo andando proprio da Tiffany nel caso abbiate bisogno di anelli matrimoniali. È un posto celebre, noto e molto bello per fare acquisti. Da un anno a questa parte si può fare anche colazione da Tiffany. Vi porterò con me in un altro vlog. How much would that be? $450,000. How much would that be? About $10 to $12 million if it was a red diamond. Last but not least, un ringraziamento speciale a Mario e Silvia per l'ispirazione a questo video. Grazie guys. Mario e Silvia sono una meravigliosa coppia veneta che si è sposata a New York lo scorso mese e mi hanno chiamato come loro fotografa. Ciao Mario e Silvia, ci siamo sposati a New York il 26 settembre di quest'anno.
È stata una scelta un po' particolare, dettata dal fatto che Mario voleva stupirmi perché ormai è tanti anni che siamo insieme. 14. Esatto, 14 anni. E avevamo già pianificato un viaggio a New York e Mario abbiamo pensato di arricchirlo con il nostro matrimonio. Ovviamente è stata una giornata unica e indimenticabile, come solo può essere il giorno del proprio matrimonio, ma resa ancora più speciale dal fatto di averlo celebrato proprio a New York. Far sì che tutto finisce il giorno del matrimonio. Prima di tutto procuratevi un testimone prima di entrare all'interno del City Clerk. Naturalmente rivolgetevi a Chiara Lady Boss per quanto riguarda il servizio fotografico. Noi ci siamo trovati molto bene, ci ha accompagnato in giro per tutta New York nei luoghi più caratteristici, ci ha fatto delle foto veramente indimenticabili e questo poi ci ha permesso anche di concentrarci solo l'uno sull'altro. Esatto. Questo è quanto. Hi guys, e buon matrimonio a tutti. Quindi se volete sposarvi o risposarvi a New York, contattateci. Assolutamente, è fantastico. Speriamo intanto che questo video vi sia piaciuto. Mi aspetto un sacco di thumbs up e lasciatemi nei commenti tutto quello che pensate di questa esperienza. Ringraziamo Valentina per essere stata oggi con noi. Grazie Chiara. E per oggi è tutto da Chiari Lady Boss e New York. Ci vediamo al prossimo vlog. Bye guys. Vi dico un segreto. Venitevi a sposare a New York. Shh.